L'esperto. Lei può andare, signor Sino, grazie, si riposi e si prepari. L'esperto che ho il piacere di presentarvi stasera è... Buonasera, amici miei carissimi. Anch'io, io dicevo, buonasera, amici miei carissimi. Dunque, Alberto. Dimmi, Andalù. Come stai? Stai bene? Beh, benissimo. Benissimo, cara. Io mi stavo tanto divertendo in platea. E venire qui si prova certamente più emozione che assistere ad uno spettacolo. E ha ragione, sai, Lombardi. Qualche volta uno si sbaglia, ma si può veramente sbagliare. Poi tu con queste aggressioni che... stai dietro come un falco. Dimmi, dimmi. Dicono che so buono, figuriamoci se ero cattivo, che cosa ero. No, bravo. Senti, Alberto, sei venuto qui come esperto. Io però, scusami la mia ignoranza, non so per quale ragione tu sei esperto. Beh, come per quale ragione? Intanto perché nasco da una famiglia di musicisti, anzi, mio padre, per la verità, era un musicista, un professore d'orchestra, un professore di basso tuba, ma insomma, d'altronde... E poi... Così, perché ho coltivato fin da bambino questa passione per la musica, tant'è vero che ho suonato uno degli strumenti più semplici, vero? Che porta il colore un po' di Roma, fa questo colore del Lazio, il mandolino suonavo da bambino. E poi da grande mi sono così divertito a comporre delle canzoni, qualcuno mi ha consigliato, ma tu sei autore, hai molto orecchia, hai molta melodia, e allora ho partecipato all'esame per diventare compositore melodista. Hai fatto l'esame? Qualche tempo fa sono diventato compositore. Ma con quale strumento? Sempre col mandolino. Sempre il mandolino. Io non ho mai progredito, sempre a suonare il mandolino. No, lo suonavo da bambino, poi naturalmente non l'ho coltivato, lo suono così, lo strimpello, naturalmente, ma questo è sufficiente perché basta sviluppare un motivo, un tema che loro ti danno musicale. Vogliamo portare un mandolino per piacere. Aie! Ecco il mandolino. Vabbè. Bello, accordato, pronto, la penna, tu. Adesso Alberto, tu ti dai tre note, datti tre note. Sì, ci vedi come... Il tema. Per il tema. L'esame che hai fatto la società che avuto. Le tre note più semplici, che te. Sol, re, la, mi, eh? Vai. Questa è una, polca, un motivo giapponese, polchessa polca. Senti a te. Polchetta. E adesso mi ripiegava l'azione del mandolino, eh? Adesso suonerei. Senti un po' una cosa, ma dico, dopo che ti sei iscritto alla società autori, che sei diventato socio, avrai dovuto comporre delle canzoni, no? Sì, ne ho composte molte io di canzoni. Non conosci i miei ritmi lenti del maestro Gambara? Ma perché? È uno pseudonimo, sono le mie. Il maestro Gambara sei tu? Sono io, è uno pseudonimo. Ah, no, Gambara è nome d'arte, insomma, capito? No, è uno pseudonimo. Sotto questo e qual pseudonimo è si cela l'autore. L'ultima tua composizione? L'ultima è un bimbo che non conobbe infanzia. È un ritmo lento. Ce lo vuoi far sentire? A voi che... Ce lo accenni. Lombardi è andato via? Un ritmo lento del maestro Gambara, un bimbo che non conobbe infanzia. È una storia impressionante, è un incosciente che c'è altro in Lombardi. È una storia impressionante e triste nel contempo, quella che sto per raccontare. Era una sera d'inverno e di una campana si udiva un rintocco lontano. Din don, din don, il vespro è già finito, si chiude la chiesetta ed esce una vecchietta. Vede qualcosa appoggiata sul freddo gradino e in fasce si muove. Sarà certo un bambino. Un piccolo neonato che una mamma snaturata ha abbandonato. Ma la vecchia fa uno strillo e saltando come un grillo fugge via. Quel bambino con le fasce da neonato non è altri che un uomo nudo abbandonato. E adesso, caro Alberto...
gli esponenti principali della televisione di questo brano tagliarono un applauso sul brano, sentì un uomo nudo e dice chi sono. Adesso ti consegno questo pulsante, il tuo nemico è alle tue spalle, l'orologio. È chiaro che tu concorri per beneficenza. 10.000 lire, Cominci da 10.000 lire. Cominci da 10.000 lire. E la beneficenza, a quello che vuoi, sarà destinata a un ente, ad un'opera, alle che vorrai tu. Alle vecchiette mie. Alle? Alle vecchiette dell'Istituto Umberto I. Alle vecchie. Vuoi bene alle vecchie? Alle vecchie. No, Dio, tu nei film queste vecchie ammazzi sempre. Sì, vabbè. Ma la vecchietta dici sempre, no? Sì, vabbè, questo è al servizio dello spettacolo, la capito. Crudeltà fa la comicità. Ho capito. Così. Ma tu alle vecchiette gli vuoi bene veramente? Le vecchiette mie, adesso stanno qui davanti al televisore. Vi arriverà per Natale, dove devo fissare? Vi arriverà, sapete. Vi arriverà quanto? Secondo quello che guadagni lì adesso. Ah, sì? Adesso il maestro Kramer... Mie, pregate per me. Pregate per voi, anzi. Aspetta, il maestro Kramer attacca. Attacca con l'orchestra, chiaro? Appena... No, aspetta, calma. Riconosci il motivo della canzone, tu premi questo pulsante. L'orologio alle tue spalle si ferma. Ma mi devo mettere a correre? No, niente, fermo, sempre fermo qua. Ah, sì. E devi dire il titolo della canzone. Ah, sì, sì. Appena hai detto il titolo, il maestro Kramer riparte, tu risuoni, secondo, terzo, quarto titolo. Ma quando spingo qui che succede? Si ferma l'orologio. Ah, si ferma l'orologio. E raddoppi la cifra, 10, 20, 40, 80, 160. Benissimo. Forza, Forza. Per le vecchiette? Dai, manda. Pronti? Le prime 10.000 lire? Vai, maestro Kramer. Vai, maestro Kramer. Com'è bello far l'amore, quando è sera. Via, per 20.000 lire, secondo motivo? Che muore che era Stania! Che canta Giulio, Susanna! Susanna, molto bene! Per 40.000 lire, terzo motivo! Wow, Terzo motivo per 40.000 lire! Che alzata! Sola! Le alto! Si è sfasciato loro! Fermo, vai! Fermo, di il titolo. Ah, dai, la civetta, un ritmo lento del maestro Gamba, la canzone mia! Che va! Pronti? 80.000 lire? 80.000 lire, quarto motivo, via! Stop! No, lo devi dire. No, aspetta. Dai, dai. Come no, guarda, era la mia presentazione. Presentazione con lo spettacolo della Osiris. Forza, Alberto, forza per le vecchiette, vai. Oddio. Via, uno, due, e... Avanti, all'over. No, all'over, molto bene, all'over. Pronto? Per 160.000 lire? Era il mio... Per 160.000 lire, via! Vai! Vai! Stop! Che? A marcia dei cantieri? No! Che? Sei arrivato a 160.000 lire, delle quali però ne avresti vinte solamente 80. Hai 5 secondi per un motivo di appello. Attenzione, adesso l'orchestra riparte, tu in 5 secondi. Voi, perché? Perché non perché tu non l'hai indovinata quella da 160. Che era quella da 160? Isa di Gershwin. Che okay, con le vecchiette metti a fare cose. Di questo, che ne sanno? Pronti? Alberto, guadagna di 160.000 lire, su. Sì, ma dire. 5 secondi, pronti? No, 5 beh. Secondi, Gershwin. Via! È la mia sigla. E come si chiama la tua sigla, però? Beh, passeggiando, fischiettando. Molto bene, hai vinto.